Siamo con il professor Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, per affrontare il problema delle riforme costituzionali. Quali sono le maggiori criticità presenti in queste riforme costituzionali? Io credo che innanzitutto bisogna porre, collocare questa riforma nello scenario generale del sistema economico attuale. Noi siamo passati ormai da una cinquantina d'anni, senza accorgercene, da un sistema economico produttivo che implicava il percorso finanza, prodotto, finanza, quindi occupazione, in un ciclo virtuoso secondo il pensiero keynesiano. Del resto abbiamo avuto 30 anni di benessere nel dopoguerra con questo criterio, ma dopo la morte di Moro hanno prevalso gli interessi individualistici delle multinazionali e delle banche, specie americane, e noi abbiamo imboccato una nuova strada, quella che ha come presupposto ideologico, anzi come una fede religiosa, il neoliberismo. Secondo il neoliberismo il valore dell'uomo va trascurato, il primo valore è il massimo profitto, per ottenere il massimo profitto bisogna diminuire i salari e quindi fare l'inverso di quello che ci dice Keynes. In realtà il tipo di economia che viviamo oggi è un'economia predatoria, che crea il denaro dal nulla, privatizza i beni di tutti e poi li compra con poco denaro. In realtà è una situazione abnorme sulla quale oggi il governo ha l'ardire di chiederci il nostro consenso, cioè dire ci conducono a morte, perché l'ultimo ostacolo delle multinazionali sono proprio i diritti fondamentali sanciti nella Costituzione. Si fa in modo, adesso se avrò il tempo di dire quali sono i contenuti di questa modifica costituzionale, si fa in modo che con questa modifica sia molto facile per la maggioranza governativa cancellare anche la prima parte della Costituzione, cioè tutti i diritti fondamentali, il diritto ai lavori, il diritto alla salute, il diritto all'incolumità pubblica, il diritto all'istruzione, alla ricerca e via dicendo, perché questo fa comodo alle multinazionali, le quali non vogliono l'esistenza di uno Stato che si preoccupi del bene dei cittadini, ma vogliono la schiavizzazione del popolo per poter aumentare i propri profitti, e solo in questa direzione. L'attuale Costituzione, secondo lei, va bene così com'è o necessita comunque di alcune piccole variazioni? Potremmo anche dire che ci vuole qualche piccola variazione, ma comunque di fronte a una variazione colossale come quella attuale, che investe un terzo della Costituzione, per la quale sarebbe necessario un'assemblea costituente, non una maggioranza parlamentare creata con un sistema dichiarato incostituzionale, io credo lasciamo le cose come stanno. Una Costituzione come questa è una Costituzione quasi perfetta, la perfezione non è di questo mondo, ma è quasi perfetta, è scritta in modo leggibile per il popolo, bisogna soltanto attuarla. Voglio fare solo un esempio, l'articolo 70 della Costituzione dice la funzione legislativa è esercitata congiuntamente dalle due Camere, 9 parole. Lo stesso articolo 70 tradotto nella legge di riforma, per scrivere questo concetto con tutte le implicazioni che ne nascono e quindi anche le menzogne che sono nascoste sotto, usa 478 parole. Andatevela a leggere, cittadini, prima di votare, vedete su che cosa è chiamata a dire il proprio giudizio il popolo sovrano. Votare al referendum non significa votare politicamente. Qua mi pare che si stia parlando di due partiti, il partito del sì e il partito del no. No, esiste solo il popolo sovrano che ha la possibilità di autogovernarsi, di esercitare la propria democrazia diretta, che deve essere, che deve esprimere un giudizio su quanto hanno fatto finora i loro rappresentanti, cioè su quanto ha fatto il Parlamento con questa scombinata revisione costituzionale. Bisogna accostarsi a questo momento decisivo, perché da qui dipende una scelta epocale che graverà su di noi non si sa per quanti anni. Bisogna capire che in questo caso il popolo italiano, in modo diretto, con il metodo della democrazia diretta, è chiamato a esprimere un giudizio su una Costituzione che dovrà valere per molti anni.
Conseguenze economiche di questo referendum, i poteri economico-finanziari, gli Stati Uniti con Obama, l'Europa con la Merkel, sono tutti a favore della riforma costituzionale. In Europa si stanno anche per si è già approvato il CETA e c'è il TTIP che è in stand by in attesa degli esiti delle elezioni americane. Cosa potrà succedere? Questa è la conferma definitiva di quello che dicevo prima. In realtà questa riforma costituzionale è contro gli interessi del popolo italiano, che deve essere schiavizzato, ed è a favore delle multinazionali di tutto il mondo, a cominciare da quella tedesca a quella statunitense. E il fatto che sia ricorso poi a un accordo internazionale, a un trattato internazionale con il Canada e con gli Stati Uniti la dice lunga, perché in Europa vale il principio di precauzione, cioè le merci non si possono vendere se sono dannose per la salute. E con questi trattati si vuol superare questo principio e si pone il principio opposto, in cui si dice che la libertà di commercio e di investimento è inviolabile e che gli investitori e i commercianti che incontrano ostacoli nelle leggi o nelle costituzioni che tutelano la salute dell'uomo, che tutelano l'ambiente, che tutelano il benessere dei cittadini, implica che loro commercianti subiscono dei danni e hanno quinto diritto al risarcimento dei danni, per cui uno Stato che pone misure a difesa della salute o a difesa dell'ambiente deve mettere in bilancio anche delle somme enormi per pagare i risarcimenti dei danni. E chi determina questi risarcimenti dei danni? Uno penserebbe il giudice, no, un arbitro. Chi nomina quest'arbitro? Loro stessi, i commercianti e gli investitori. E questa la dice lunga. È l'ultimo passo che conclude 50 anni subdoli in cui nascostamente il pensiero neoliberista ha usato il metodo dell'attendismo per colpire di volta in volta, per creare un immaginario collettivo errato che oggi rischia anche di votare sì contro i propri interessi. È come dire: ci stanno condannando a morte, voi siete d'accordo? Chi è d'accordo dice sì, ma noi non siamo d'accordo. Noi vogliamo vivere e vogliamo che l'Italia riprenda il proprio territorio e che il popolo italiano riprenda la sua posizione di popolo sovrano. Quindi noi diremo sempre no a questa riforma costituzionale. Nel suo ultimo libro, Gli inganni della finanza, qual è il messaggio che lei ha voluto trasmettere al lettore? Ho voluto trasmettere al lettore l'idea che mentre tutte le rivoluzioni sono state sempre fatte alla luce del sole, pensiamo alla rivoluzione francese o alla rivoluzione sovietica, avendo dietro di sé degli studi, dei documenti, la rivoluzione francese è frutto dell'illuminismo, la rivoluzione sovietica è il frutto del manifesto di Marx ed Engels e del Capitale di Marx. In questo caso invece l'ideologia neoliberista è stata tenuta nascosta, non si è fatto trapelare nulla, si è anche teorizzato, l'ha teorizzato il ROP, che l'attendismo, quello che, in cui facevo riferimento prima, cioè far entrare nell'immaginario delle persone nel momento opportuno, ad esempio quando si è parlato male dei dipendenti pubblici, ricordate che Berlusconi diceva meno Stato e più mercato, privato è bello, privatizzare è bello. La privatizzazione è un atto criminale perché toglie a tutti, si impossessa dei beni di tutti, proprietà collettive di tutti per darla a uno, il quale poi girando per il mondo porta i beni degli italiani dove vogliono. Noi siamo arrivati al momento in cui più di mezza Italia è stata svenduta, compreso le spiagge, compreso le montagne, compreso le isole. L'isola della Maddalena, la più bella dell'isola della Maddalena, l'isola Butelli è stata svenduta. In Sicilia l'isola bella delle Eolie è stata svenduta. A Roma, per fare un esempio, è stato svenduto ai cinesi il Palazzo della Zecca, è stato svenduto a uno sceicco. È stato svenduto a uno sceicco la bellissima Casina Valadier e via dicendo. Sono migliaia le opere artistiche e storiche, gli immobili artistici e storici dello Stato, cioè in proprietà collettiva del popolo, dei beni appartenenti al demanio del popolo che sono stati svenduti. Tra poco non avremo nient'altro da svendere e allora non avremo neppure di che vivere. Quello che vuole il pensiero neoliberista, rendere i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più schiavi. Grazie e buon lavoro.